Again everybody and... Amici di Sky Sport, benvenuti al Toyota Center Houston, Texas. Ieri Rudy Tomjanovic, oggi Kevin McHale, vicino a Rudy Tomjanovic Clyde Drexler e molti altri grandi protagonisti degli Houston Rockets, campioni nel 94 e 95. Gli avversari di oggi per i Rockets nella notte dei ricordi: Danilo Gallinari e i Denver Nuggets. Nella gestione Hunt, la squadra ha vinto 6 delle 9. Anche chi non ha avuto mai cane come Gallinari, probabilmente, che recupera questo pallone, corre con Chandler, va al ferro. Sì, questa è la cosa più importante, perché la gli attacchi lo cercano sempre di più, perché le difese sono sempre più aggressive sul lato forte. Rimane un po' lì a far poco, poi Foy con un ribaltamento diretto senza passare per Gallinari. Anche questo era uno skip pass, non alla Harden naturalmente. Eccolo quello di Harden, ruota poco Harden, troppo poco rispetto a quello che serve. Farid è un grande tagliante, Denver ha degli spazi molto molto più invitanti. Gallinari rimbalzo battuto da Motiejunas, deve recuperare su Jones, taglio di Harden, altra palla squisita per la schiacciata di Dimo. Il suo pennello mancino funziona, appoggiando la palla al vetro, poi consegnato molto superficiale, rubata di Harden, si rialza all'inseguimento Randy Foy. Bill Barton, stavolta di mano destra Danilo, e sbaglia non di poco. Rimbalzo controllato da James Harden, campo per Josh Smith, spazio per Harden, che si guarda intorno e dice: dov'è il trucco? Ma non c'è il trucco. Effettivamente è la verità. Chandler skip pass per Jahmyr Nelson, va a tirare la schiena, perde per un attimo il controllo della palla, lo ritrova immediatamente, attacca a sinistra Barton, appoggia la palla al vetro, così è troppo diretta la linea di penetrazione, è un mal di testa. Eccolo tirare con poco ritmo e segnare un gran canestro che riporta un possesso ancorché pieno di distanza ai suoi. E qui si era rotto praticamente tutto, e non nelle ultime settimane. Linea di fondo di Beverly, grande taglio di Harden. Farid non sta proprio leggendo come Gausman faceva con la Divina Commedia questa partita. Farid tiene vivo il pallone, salvataggio di Ariza direttamente per Beverly, brutta spaziatura in contropiede per i Nuggets, prova a giocare d'astuzia Gallinari, niente da fare con il barba, non puoi avvicinarti, rischi il fallo. Due punti di Harden, lo sono ancora una volta con Farid, non può non essere rimasto colpito dal livello di intensità che riesce a dispiegare nei momenti in cui gioca la sua pallacanestro. Recupero di Barton contro Brewer, totalmente a vuoto Lawson, ma cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Sì, sinceramente. Manimal non è battibile da Beverly a rimbalzo, eccolo Lawson che prova ancora ad accelerare, trova Foy per un tiro da tre che è comunque meglio di una palla persa, molto meglio se va dentro. Tiri da tre punti che i Rockets tendono a utilizzare, in media tentano oltre 25,1 per l'esattezza, triple in cosiddetto catch and shoot. Qui invece vanno vicino al ferro. Ai 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 ai. Coprite direbbe, gli occhi a casa ai bambini, direbbe, se ci sono. Direbbe il compianto Mike. Ai 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 ai, signor Dorsey. C'è un tiro libero. Siamo abbondantemente sotto, vedete, non il 50 ma il 30%. Beh. Il rumore, diciamo, ha... No, lo deve ripetere. No. Fantastico. Vicinissimi al successo, poi per il balzo di Motiejunas che dà nel fare le cose. Questo è un tiro da lontano, l'ha fatto con una naturalezza unica. Non male anche questa tripla di Danilo Gallinari con poco ritmo. Calvin è particolarmente eccitato al momento dalla presenza di Tomjanovic. E beh, Tomjanovic mentre segna Randy Foy, il pugno è stato veramente il pugno perfetto, ma non era l'intenzione di Kermit Washington. Dentro per Arthur, fuori per Lawson, ci sta questo tiro, però anche muovere la palla ci sta. Adesso va sul lato debole e il tiro se lo prende Randy Foy. E a livello di analisi dei Nuggets, chi allenerà e come finiamo la stagione? Qui stiamo finendo la partita guardando Harden. E Houston ne ha immediatamente approfittato quando è stato liberato da Detroit. In più lui, Jason Terry, sta cominciando a trovare orgoglio in uscita dalla panchina, sottolineano il loro impatto, la famosa, insomma, la seconda squadra che esce dalla panchina, traggono orgoglio da questo. È uscita una grafica curiosa prima, Harden 36, sì, sì. E quando li ha messi?
Te le pieghe della partita così. Nelle pause, nelle pause. Dentro per Lurkic, attenzione, torna il duello con Smith, non c'è niente da fare. Ma Yusuf, ma vuoi fare una finta contro uno stoppatore così o non ti interessa? Campo! Sale Arthur, sale Nurkic, datela a Yusuf che è l'unica speranza, eccolo! E ancora il duello con Smith che però stavolta lo manda in lunetta, anche perché provare ad andare davanti a questo qui è veramente impossibile. Guardate che è dura nell'NBA con questa testa, ve lo dico. Sì. Ha fatto le boccacce a DeMarcus Cousins, non so se ci rendiamo conto. Magari qualcuno lo sta facendo, anzi senza magari, una che senz'altro lo sta facendo è Philadelphia. E non è un caso, secondo me è illusorio. Prima bisogna mettere ordine e poi mettere un allenatore adatto a questa squadra. Ma devi anche decidere che squadra è. Harden segna il canestro e poi ci fa vedere lo sbattiuova. In area può essere dominante a rimbalzo sui due lati del campo. Beverly per Harden che qui gioca in taglio, arriva un qualsiasi allenatore, va bene per qualsiasi squadra, ma io ho paura che non sia così. Prendere una squadra che funziona per le cose che fa Carl e dire adesso mettiamo uno che è il contrario di Carl e la squadra rimane la stessa, dà il risultato che ha dato qui. Esatto. Eccolo qui, lavorare dietro la schiena, riapre per Motiejunas che solo con colpevole ritardo gliela rimette in mano, raddoppiato dai Nuggets, taglio da parte di Corey Brewer, non ruota Lawson. Molto intrigante, secondo me, ripeto, ci sarà bisogno di un attimo di adattamento perché ogni volta assorbire giocatori così importanti. Questo è il 24esimo e sta per tirare il 25esimo tiro libero. 25. Avete sentito in sottofondo il classico coro di quando in lunetta il candidato MVP, 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 47, ma altro che morto che parla, 47 di James Harden. E pensate che i Nuggets erano arrivati qui con un piano partita basato soprattutto sulla necessità di non mandarlo in lunetta, e non scherzo. Ci puoi pensare, puoi provarci, ma non ce la fai. Lui trova sempre il modo di provocare un contatto e poi è praticamente una garanzia. Adesso andrò, ecco qua, 50. 50! Ha tirato molti più tiri liberi a naso di tutti i Denver Nuggets. Tiro da tre a bersaglio che dà un'altra chance a Harden di aggiungere punti. Harden va nell'angolo opposto, come dire, no, io a queste cose non ci penso. E allora segna a risa. Siamo a posto così, però 50 sono comunque... 50 li devi sempre fare nell'NBA, anche in una partita poco intensa e poco competitiva come quella che i Denver Nuggets sono riusciti a offrire. Career high, massimo in carriera, quello che spaventa gli avversari è che l'upside, il futuro di questo giocatore è probabilmente molto più roseo del già discreto oggi.